Proprio mentre il prefetto di Salerno Salvatore Malfi stava valutando la sospensione del sindaco Pasquale Aliberti per effetto della legge Severino perché destinatario di una misura cautelare, il primo cittadino di Scafati, dopo aver preso atto della decisione del riesame alle 16 di lunedì pomeriggio, si è recato a Palazzo Maier per protocollare le dimissioni irrevocabili. La notizia era nell'aria da quando venerdì scorso i giudici del Tribunale del Riesame hanno dato parere favorevole all'arresto del sindaco forzista perché avrebbe usato i voti della camorra per le elezioni amministrative e regionali. Angelo Pasqualino Aliberti, che da quel venerdì nero non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ha deciso di parlare, seppur con una breve dichiarazione, lunedì annunciando su Facebook le sue dimissioni. Dopo aver preso atto della decisione del Tribunale del Riesame, ha detto: pur ribadendo la mia completa estraneità rispetto ai fatti che mi vengono contestati, ritengo doveroso, per correttezza e rispetto delle istituzioni, dell'interesse della città e dei cittadini tutti, fare un passo indietro e lasciare ogni impegno politico, per cui presento le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di sindaco. Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza umana di questi giorni. Toccherà ora al vice sindaco Giancarlo Fede traghettare l'amministrazione comunale per i prossimi 20 giorni e, qualora il sindaco decidesse di non ritirare le dimissioni, arriverebbe il commissario prefettizio. A meno che il Ministero dell'Interno non stia valutando l'ipotesi di sciogliere il Consiglio Comunale per infiltrazioni malavitose, avendo il ministro Angelino Alfano la relazione della prefettura con parere favorevole allo scioglimento. Le dimissioni di Aliberti hanno scatenato intanto le reazioni dei suoi fedelissimi e anche degli esponenti provinciali di Forza Italia.